Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Nella tentazione non si dialoga, si prega. Aiuto, Signore, sono debole, non voglio nascondermi da te. Questo è coraggio, questo è vincere. Quando tu incominci a dialogare, finirai vinto, sconfitto. Che il Signore ci dia la grazia e ci accompagni in questo coraggio. E se siamo ingannati per la nostra debolezza nella tentazione, ci dia il coraggio di alzarci e di andare avanti. Per questo è venuto Gesù, per questo.